trova all'interno del centro storico di Isernia, la nuova sede della Guardia Medica, un punto nevralgico a servizio della comunità. Soddisfatto il sindaco d'Apollonio. Il GAL Molise Rurale ha messo in campo 3 bandi per lo sviluppo e la valorizzazione di una vasta area della provincia di Isernia, delle Mainarte e del Volturno. Torna a Campobasso con l'organizzazione degli Amici della Musica, la rassegna dal titolo Musica in Città, si inizia domenica 27 con 6 concerti mattutini e 4 serali. Torna a rivivere la Transiberiana d'Italia, l'antico treno che parte da Sulmona ogni fine settimana attraversando i luoghi contaminati dell'Abruzzo e del Molise. E buonasera a tutti e ben ritrovati con il telegiornale della sera di TLT. Nel centro storico di Isernia si trova la nuova sede della Guardia Medica, un punto nevralgico al servizio della comunità. Più servizi per i cittadini. Ma andiamo a vedere. Guardia Medica all'interno del centro storico di Isernia, un luogo nevralgico e di utilità per la popolazione del posto. Soddisfatto il sindaco Giacomo d'Apollonio, che ha così commentato. Slochiamo più servizi sanitari sul territorio comunale, quindi c'è una distribuzione diversa con compiti diversi e credo che dà una risposta ai bisogni dei cittadini, questa è la prima cosa. Noi come comune abbiamo sostenuto questo tipo di scelta che è partito tempo fa, quando si sono resi disponibili i locali, diciamo, in comodato d'uso della Curia con l'ASREM, quindi è un accordo Curia e azienda sanitaria regionale. Il comune ha valutato positivamente questa distribuzione perché avere un medico, diciamo, una guardia medica nel centro della città è più prossimo ai cittadini che ne hanno bisogno. Poi se si deve ricorrere alle cure ospedaliere si va in ospedale e quindi c'è una distribuzione diversa sul territorio senza dover andare in ospedale, magari risolvere i propri problemi in quest'area della città. È un'area, diciamo, particolare perché stiamo parlando del centro storico, dove noi abbiamo sempre spinto verso una riallocazione degli uffici, delle attività commerciali, dei servizi, e quindi questo va questa scelta fatta dall'azienda sanitaria va in questa direzione. Non dimentichiamoci che presso questa struttura ci sono ancora i corsi di infermieristica, quindi piano piano, insomma, va in quello che noi speravamo, cioè rivitalizzare la città e dando anche dei servizi ai cittadini. Presente anche il direttore generale dell'ASREM, Oreste Florenzano. Prima il servizio di continuità assistenziale era ubicato in un locale all'interno dell'ospedale veneziale e non era proprio il massimo che potevamo immaginare, quindi nei vari interventi che abbiamo previsto anche per rafforzare il territorio, grazie anche a un comodato d'uso gratuito fatto con la Curia di Isernia, abbiamo avuto la disponibilità di questi locali e quindi ci è sembrato opportuno dare una sistemazione più adeguata a questo importantissimo servizio sul territorio. E anche il fatto che sia, diciamo, sulla via principale del centro storico, credo, di Isernia, è, secondo me, è una cosa importante perché offre la possibilità, l'opportunità a una gran parte della popolazione di Isernina di usufruire dei servizi. Significative le dichiarazioni poi del presidente della regione Donato Toma, che a fronte di un anno e mezzo di pandemia vede pian piano la luce. Presto l'immunità di gregge. Beh, mi immagino che sia più idonea questa location. Vi ricordo che anche se la pandemia sta passando poco alla volta, noi stiamo superando questo periodo di 1 anno e 6 mesi in cui la regione Molise, la giunta regionale, l'ASREM, siamo stati praticamente asserragliati per accogliere tutte le istanze del territorio, quindi anche se sono venuto fisicamente poco a Isernia, ma il cuore, la mente, l'anima, vero sindaco, era a Isernia, come a Campobasso, come a Termoli, come a Venafro, e potrei fare l'elenco di tutte le volte, oltre 95 riunioni di unità di crisi, perché insomma, stiamo superando un momento tristissimo, un momento molto 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 pesante, ancora io sento la stanchezza addosso.
Restiamo sempre in sanità, si avvicina la data in cui cadrà l'obbligo delle mascherine all'aperto, scende sempre di più anche l'indice di contagiosità, oltre il 30% dei cittadini sono vaccinati, intanto in Molise resta la carenza di personale medico, il commissario De Grassi chiede all'ASREM la pubblicazione di un nuovo bando, ma andiamo a vedere nei dettagli. In Italia l'obbligo di portare la mascherina all'aperto potrebbe decadere già da lunedì 28 giugno, quando anche la Valle d'Aosta, ultima regione ancora in giallo, passerà in fascia bianca. Quel che è certo al momento è che in estate le mascherine verranno utilizzate con minore frequenza. Intanto prosegue a passo svelto la campagna vaccinale e i numeri fanno ben sperare. In Italia ad oggi sono state somministrate oltre 47.000 dosi di vaccino. Le persone che hanno completato il ciclo sono circa 16.000, il 30,26% della popolazione over 12. Per quanto riguarda la distribuzione, sono state invece consegnate alle regioni oltre 50 milioni di dosi. Il Molise mantiene il suo primato per quantità e velocità nelle inoculazioni. Desta qualche preoccupazione però la data del 30 di giugno, giorno in cui il presidio vaccinale dell'Unimol chiuderà i battenti. La convenzione con l'Università e degli Studi del Molise scadrà e non si sa se questo potrebbe portare a dei rallentamenti. Intanto restano le preoccupazioni sul fronte sanitario. Nonostante sia rientrata l'emergenza ricoveri, resta sempre il problema della carenza di personale, soprattutto all'interno dei 118. A tal proposito, il commissario De Grassi chiede all'ASREM la pubblicazione di un nuovo bando per reclutare personale medico. L'azienda sanitaria regionale risponde e pubblica così un avviso per il conferimento di 25 incarichi libero professionali a medici in possesso dell'attestato relativo al corso propedeutico per l'emergenza territoriale da assegnare alle 16 postazioni del 118. Il provvedimento, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, prevede incarichi per la durata di 6 mesi. Forse i tempi però non sono così invitanti e si teme che in tal modo il problema non venga risolto. Il forum in difesa della sanità pubblica difatti continua la sua battaglia, più riprese inveisce contro i vertici sanitari chiedendo ancora una volta più certezze e maggiore qualità dei servizi. E nuovo rilevamento della Fondazione Gimbe per quel che concerne la campagna vaccinale in Italia. Il Molise ancora una volta risulta essere in testa alla speciale classifica nella regione. Il 25,9% ha già completato il ciclo vaccinale, il 30,3% invece ha ricevuto almeno una dose. La media italiana è di 26,6% della popolazione che ha completato il ciclo e del 26,4% con almeno una somministrazione. E si trova all'interno in gravi condizioni all'ospedale San Timoteo di Termoli l'uomo che nelle scorse ore è stato ritrovato nei pressi della statale 87 dopo essere finito da un furgone in corsa all'interno di una scarpata. Sul posto erano giunti tempestivamente i medici del 118 che lo hanno soccorso. Dagli esami successivi è poi emersa anche la positività all'assunzione di sostanze stupefacenti. Sul posto erano intervenuti anche i vigili del fuoco per recuperare il 44enne. Intanto sono iniziate le indagini per capire chi sia stato a scaraventarlo dall'automezzo e perché. 247esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, nell'ambito è stato presentato il bilancio operativo del 2020 delle operazioni svolte in Molise. Andiamo a vedere. Si è svolta la cerimonia del 247esimo anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. Nel corso del 2020 le Fiamme Gialle hanno eseguito 1.029 controlli in regione per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia, nonché 2.240 interventi ispettivi e 512 indagini delegate dalla magistratura ordinaria e contabile. Da qui l'importanza dell'azione svolta mediante interventi mirati ad arginare fenomeni di illegalità tributaria. Il valore dei beni sequestrati per i reati in materia di imposte dirette è IVA di circa 2,7 milioni di euro, mentre le proposte di sequestro al vaglio delle autorità giudiziarie ammontano ad oltre 7,5 milioni di euro. Particolare attenzione è stata poi rivolta anche alle frodi carosello, non meno significativo è l'impegno del corpo nel contrasto all'economia sommersa. Nel campo dei reati fallimentari sono stati invece deferiti alla magistratura ordinaria 34 uomini responsabili di aver posto in essere distrazioni patrimoniali del valore complessivo pari a 5,6 milioni di euro.
In applicazione della normativa antimafia, sono stati invece sottoposti ad accertamenti patrimoniali 30 indagati, mentre i provvedimenti di sequestro e confisca seguiti hanno raggiunto complessivamente la quota di 2,5 milioni di euro, ammonta invece ad oltre 800 mila euro il valore degli ulteriori beni, quote societarie e disponibilità finanziarie proposte all'autorità giudiziaria per il sequestro. E parto senza dolori all'ospedale Cardarelli di Campobasso, dove è stata avviata la sperimentazione di un nuovo progetto attraverso il quale le partorienti potranno avere un travaglio naturale ma senza avvertire sofferenze. Consentirà alle donne, informa una nota l'ASREM, di partorire così spontaneamente grazie all'analgesia di parto eseguita attraverso il catetere peridurale. Sarà eseguito senza però creare disagi al travaglio. L'equipe è costituita da anestetisti, ginecologi, ostetriche e infermieri. E parliamo adesso del GAL Molise Rurale, che ha messo in campo 3 bandi per lo sviluppo e la valorizzazione di una vasta area della provincia di Isernia, delle Mainarde al Volturno, bandi che potranno così garantire ricadute occupazionali per i giovani imprenditori. Ma andiamo a vedere nel dettaglio. Nelle sale del Castello Pignatelli a Monte Roduni, i responsabili del gruppo di azione locale Molise Rurale hanno presentato 3 bandi a giovani imprenditori e amministratori di 27 comuni ricadenti nella provincia di Isernia. Proposte per l'avviamento di nuove imprese extraagricole, di interventi di cooperazione in favore di filiere corte per la commercializzazione di prodotti della terra e legati al comparto del turismo e fiere e infine di investimenti sulle infrastrutture pubbliche. I finanziamenti sfiorano gli 800.000 euro. Noi abbiamo pubblicato 3 bandi, uno che finanzierà, che è volto a finanziare le start-up di impresa a quale possono partecipare sia le persone fisiche che i soggetti giuridici che vogliono diversificare la redditività aziendale. Un altro per quanto riguarda i contratti di filiera, per la filiera corta, e un altro invece per gli enti pubblici, quindi dipenderà tutto dai progetti che vengono finanziati. Quali sono le disponibilità economiche totali dei 3 bandi? Adesso, per quanto riguarda le start-up 315.000 euro, per gli enti pubblici 150.000 euro e per la filiera corta 320.000 euro più o meno. È un'occasione secondo lei da sfruttare per 27 comuni della provincia di Isernia? E quanto è il termine e la scadenza di questi bandi? Il bando per le start-up e la filiera corta scadrà il 31 luglio, invece quello per gli enti pubblici scadrà il 30 agosto. E sì, è un'ottima opportunità per il territorio se consideriamo che il finanziamento delle start-up è completamente a fondo perduto, quindi non c'è coinvestimento da parte delle imprese e finanzierà 20.000 euro per le aree non montane e 30.000 euro per le aree montane, 30.000 euro per le aree non montane. Stiamo parlando di attività di ambiti in agricoltura, ma non solo, anche nel turismo, nei servizi. Cos'altro possono offrire questi bandi ai giovani? Allora, noi non possiamo finanziare come GAL direttamente le attività agricole, ma solo quelle extra-agricole, cioè quindi tutte quante le attività, tutta la produzione che non fa parte del Trattato 1 dell'agricoltura. E le opportunità di sviluppo del territorio sono tante, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo turistico, tant'è vero che abbiamo già finanziato vari progetti per quanto riguarda proprio lo sviluppo turistico del territorio. Per l'amministrazione regionale era presente l'assessore alle politiche agricole Nicola Cavaliere. La scadenza dei bandi è fissata a fine agosto. E torna a Campobasso con l'organizzazione dell'Associazione Amici della Musica in città che da domenica 27 di giugno a Villa de Capua propone così 6 concerti mattutini e 4 concerti serali all'interno del Castello Monforte. Andiamo a vedere. Sono 3 le iniziative che l'Associazione Amici della Musica Walter De Angelis, in sintonia con l'amministrazione comunale, organizza quest'estate a Campobasso. Si parte domenica 27 giugno alle 11 a Villa de Capua con il primo dei 6 concerti di musica in città per proseguire venerdì 30 luglio alle 21 al Castello Monforte con appunto la manifestazione Voci dal Castello,
4 concerti per 4 venerdì. La rassegna che si conferma, Musica in Città, è composta a sua volta di 2 rassegne. Villa De Capua ci saranno 6 appuntamenti con molto diversi tra di loro, sia per il tipo di strumenti, ovviamente sono anche strumenti come i fiati, il quintetto d'ottone, il quartetto di sassofono, quartetti di clarinetto, duo flauto e chitarra e una cantautrice che aprirà proprio tutti gli eventi. Poi nella seconda parte 4 eventi qui al Castel Monforte, serali alle ore 21, a differenza di quelli che a Villa De Capua sono di domenica mattina alle ore 11, e saranno dei gruppi che presenteranno musiche e stili completamente diversi tra di loro, con la presenza della voce, tant'è vero che la rassegna al Castello è Voci dal Castello, saranno cantanti che presenteranno brani di world music, piuttosto che jazz, piuttosto che paesaggi italiani dal partenopei, Venezia, musiche da film degli anni 30 con un tenore, e l'ultimo appuntamento è swing. L'ultima iniziativa è la rassegna organistica 2021 curata dal maestro Antonio Colasurdo, che da giovedì 16 settembre sarà proposta con 3 concerti in programma alla chiesa di Sant'Antonio di Padova. Ci sono una serie di concerti, 3 per l'esattezza, che sono inseriti all'interno della programmazione degli Amici della Musica. Questo è il terzo anno, questa mini rassegna giunge alla terza edizione e vedrà protagonisti 3 organisti comunque di livello, diciamo, superiore, perché hanno dato tanto alla musica e tanto stanno continuando a dare. E ricordiamo l'appuntamento con il programma Ieri, Oggi e Domani, condotto per noi da Michele D'Alessio, che in questa puntata ci riporta al mese di giugno del 2016, mentre erano in corso i campionati di europei di calcio. Ospiti Aldo Esposito, l'allora fisioterapista sia della Juventus che della Nazionale di Calcio, Celeste Boragine, uno degli Isernini che ha dato maggiore lustro al calcio, avendo militato anche in squadre campane. Ricordiamo l'appuntamento è per questa sera alle 21 e domani pomeriggio in replica alle 15.30. E torna a rivivere quella che è stata chiamata la Transiberiana d'Italia, l'antico treno che parte da Sulmona ogni fine settimana, attraversando così luoghi splendidi e incontaminati dell'Abruzzo e del Molise. Ma vediamo. Ritroviamo la Transiberiana d'Italia, quell'attraversamento dell'Abruzzo e Molise che tanto ha fatto parlare negli ultimi anni e che restituisce ai viaggiatori la meraviglia di ritrovare luoghi incontaminati e di indubbia bellezza. La linea è quella che da Sulmona porta di Isernia, che tocca i parchi naturali delle due regioni, che permette di sostare negli splendidi paesi e borghi e di godere di sensazioni uniche e oggi salutari. Il treno storico parte ogni fine settimana. Naturalmente sono necessarie le prenotazioni. Tutti i fine settimana, sabato e domenica, il meraviglioso treno storico della Maiella partirà da Sulmona, consentendo agli ospiti anche da fuori regione di soggiornare o di dormire e rientrare il giorno successivo. Tutte le partenze del sabato e della domenica sono fatte con questo spirito, quello di far gustare questi meravigliosi territori attraverso il treno, rendendo il treno e il territorio insieme l'esperienza stessa del viaggio. La prima corsa è stata una sorpresa, sold out, 600 viaggiatori già nel primo weekend. Se immaginiamo il lungo periodo di fermo di queste carrozze, davvero una partenza così è frutto di un grande lavoro di squadra, e quindi devo ringraziare tutti i ragazzi dell'Associazione Molise, della Cooperativa Pallenium e tutti i miei collaboratori della Fondazione FS. Un lavoro di squadra, di amore per questa terra, di amore infinito per la ferrovia, il mezzo che da sempre unisce i popoli. È un'esperienza bellissima che consiglio a tutti, che io stesso ho fatto per la prima volta. Tocca dei posti incantevoli e sicuramente è una linea dalla quale si può partire per valorizzare le moltissime
risorse che abbiamo in questo territorio. Bella esperienza, mai viste tante montagne tutte assieme. Benissimo, molto interessante. Beh, molto bello e interessante. Molto interessante, veramente molto interessante. Faccio i miei complimenti a chi ha avuto questa bella idea. E torneremo con i nostri figli e nipotini. Molto bella, noi veniamo tante volte qua perché stiamo facendo una ricerca sulla ferrovia con l'università in America di MIT. Molto, molto suggestiva, sicuramente la consiglio a tutti. È una maniera di vedere questo territorio molto suggestiva, molto particolare. L'abbiamo fatto tante volte in macchina, ma è veramente un'esperienza diversa sul treno, poi alla velocità del treno che va piano piano, veramente bellissimo. E sarà presentata domani alle 10 negli spazi dell'ex Gila a Campobasso la prima edizione di Molicrom, il festival della fotografia nomade nell'ambito del programma Turismo e Cultura. Seguirà anche l'anteprima nazionale della visita alla mostra fotografica dal titolo Nomades di Joy Lawrence, che da venerdì 25 giugno sarà in mostra fino al 31 di luglio. E parliamo adesso del progetto Summer Sport College per trascorrere in allegria i mesi da giugno fino a settembre. Una proposta innovativa, questa rivolta ai giovani, e quella elaborata dall'Istituto Comprensivo Iovine di Campobasso. Ma andiamo a vedere di cosa si tratta. In estate si possono sperimentare proposte innovative per i ragazzi, forme diverse di aggregazione. L'Istituto Comprensivo Iovine del capoluogo di regione ha ideato un centro estivo adeguato alle inclinazioni dei più piccoli. Per salutare l'anno scolastico appena terminato, negli spazi all'aperto del parco di Via Lombardia, l'Istituto ha previsto un momento ludico e motorio dove i ragazzi sono stati veri protagonisti. Una pioggia di emozioni e colori al ritmo della musica. Ma non finisce qui, proprio per il periodo più rovente dell'anno, l'Istituto vorrà offrire alle famiglie un'ampia gamma di attività legate alla psicomotricità. Un progetto che vede soprattutto l'esperienza sperimentale della Summer College Sport in lingua inglese e la collaborazione con l'associazione sportiva dilettantistica scolastica. Il progetto mira a potenziare le esperienze già presenti e diffondere le proposte di arricchimento educativo delle attività ludiche, integrandole con quelle all'aria aperta. Destinatari sono i bambini nati dal 2010 al 2015. I corsi estivi a Campobasso prevedono un laboratorio di psicomotricità, lo sviluppo delle capacità condizionali e coordinative, ginnastica educativa e lo sport in inglese. Referente del progetto è la docente Vincenza Fusco Genoino, coadiuvata dalla collega Giulia Milone. E da domani 30 giovani residenti in Molise inizieranno il servizio civile all'interno delle cooperative sociali appartenenti alla rete Conf Cooperative. Il servizio offrirà ai ragazzi un'esperienza formativa qualificante sia dal punto di vista umano che professionale in ottica di future esperienze occupazionali. Eppur sia la guida di bici e monopattini elettrici è comunque doveroso rispettare il codice della strada per evitare incidenti. Tra le regole anche il divieto di utilizzare cuffie auricolari. Ma vediamo. Bici e monopattini elettrici sempre più diffusi, per strada se ne vedono ormai tanti, preferiti da adulti e ragazzi ai più tradizionali scooter e moto. Questo soprattutto perché i nuovi mezzi non sono soggetti a bollo e assicurazione, pur garantendo quasi la stessa praticità negli spostamenti. Tuttavia, pur se alla guida di bici e monopattini elettrici, è necessario seguire regole ben precise dettate dal codice della strada. Di base resta la prudenza, e poi vietato l'uso di cuffie auricolari. Indossarle durante la guida comporta multe salate, da un minimo di 165 euro ad un massimo di 660 euro, una regola sancita nell'articolo 173 del codice citato, per cui tutti i conducenti hanno il divieto assoluto di utilizzare apparecchi radiotelefonici, ovvero cuffie sonore. Del resto, guidare con le cuffie alle orecchie è pericoloso per se stessi e per gli altri. Infatti, oltre ad estraniarsi dalla realtà, non ci si accorge di eventuali segnalazioni sonore. È stato dimostrato che si impiegano 4 secondi in più nell'individuare eventuali pericoli. Pertanto è consentito utilizzare un dispositivo viva voce oppure un auricolare singolo.
E Confesercenti comunica che sabato 3 luglio in Molise partiranno i saldi estivi. Si parte così in netto anticipo rispetto allo scorso anno, quando la caccia allo sconto prese il via il 1 di agosto. Le date sono state scelte in modo da agevolare i commercianti locali e organizzarsi al meglio in previsione degli sconti da effettuare sulla merce in vendita, spiegato così Confesercenti. I ribassi dureranno fino al 31 di agosto. E anche luglio, agosto e settembre a San Salvo sarà possibile ammirare l'infiorata all'uncinetto, un evento da non perdere, ma andiamo a vedere. A San Salvo è inaugurata una infiorata speciale composta da 52.000 fiorellini realizzati a mano all'uncinetto da centinaia di persone di diverse regioni d'Italia. Una iniziativa resa possibile grazie alla locale Proloco con il patrocinio dell'amministrazione abruzzese. L'evento tornerà i prossimi 25 luglio, 14 agosto e 19 settembre. Un ringraziamento sentito, vero, autentico alla Proloco, alle donne della Proloco, alle donne di San Salvo, alle donne del territorio, che non si è limitato ad essere quello abruzzese, ma è andato a coinvolgere il territorio del Molise, della Campania, della Toscana, che hanno rinnovato a San Salvo una tradizione presente in Italia fin dal 1700. L'hanno rinnovata questa tradizione dell'infiorata, aggiungendo del loro, aggiungendo la tradizione tipica abruzzese che è quella dell'uncinetto. Non si sono limitate a fare l'infiorata con i petali di fiori, ma hanno voluto rendere la cosa ancora più duratura, mettendo assieme migliaia e migliaia di piccoli fiorellini lavorati all'uncinetto, e hanno realizzato appunto l'infiorata San Salvese, un'opera di creatività, di talento, di passione, di sacrificio, di impegno e di tanto tanto tempo, oltre che di pazienza. Dietro a questa infiorata celebriamo l'artigianato, celebriamo le tradizioni che rendono unico il nostro territorio, ma celebriamo anche i valori ai quali dobbiamo tornare in una società da ritmi frenetici. Abbiamo necessità di ricordare come il talento, la creatività e l'arte nasce con il tempo, con la pazienza e con la lentezza del lavoro fatto a mano. Quindi anche un monito per tutti quanti noi, per ricordarci che forse non dovremmo correre troppo ogni giorno, fermarci, perché solo fermandoci e riassaporando i ritmi lenti che appartenevano all'Italia prima della Seconda Guerra Mondiale, riusciremo a creare cose positive, durature, abbandonando la logica del compro, uso e getta. Grazie per questa immensa opera di artigianato portata avanti, realizzata nelle idee e con le mani dei componenti della Proloco di San Salvo. E andiamo adesso a vedere le previsioni del meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori, e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Sole e caldo oggi sul Molise, le temperature sono comprese tra i 20 gradi la minima a Campobasso e i 38 gradi sempre nel capoluogo. Venti deboli provenienti da sud-est, calmo il medio Adriatico. Ancora afa domani sulla regione, valori climatici in ribasso nel prossimo weekend. Considerazioni del sindaco di Campobasso Roberto Gravina dopo la vittoria del campionato di Serie D della locale squadra di calcio, che ha così guadagnato per l'anno prossimo un posto in Lega Pro. Ma ascoltiamolo. La soddisfazione del sindaco di Campobasso Roberto Gravina per il ritorno dopo tanti anni della squadra di calcio della città tra i professionisti. Un successo che determinerà a caduta tutta una serie di benefici, a partire dall'attenzione di sempre più numerosi sportivi, per arrivare ad un flusso di presenze che sarà da considerare sicuramente positivo.
Guardi, è un, di sicuro un grande evento, nel senso che non solo era molto atteso, ma dico, a prescindere da chi possa seguire o meno il calcio, non può non essere un momento di gioia e di, insomma, di, anche se vogliamo di svolta, insomma, per la città, anche perché siamo capoluogo di regione, torniamo tra i professionisti, insomma, è motivo di vanto, anche perché la storia del Campobasso Calcio è una storia gloriosa, quindi diciamo che francamente forse era anche troppo, è passato fin troppo tempo da questo giorno. Adesso c'è la parte più importante, più delicata, cioè quella di strutturare una società, e immagino si stia lavorando a questo, che possa militare con dignità nel campionato appunto della C. Intanto il ruolo dell'amministrazione comunale di supporto soprattutto nella cura delle strutture sportive e nel mettere a disposizione gli impianti dovrà sicuramente prevedere, in sintonia con le decisioni nazionali, anche il numero degli spettatori presenti sugli spalti tra abbonati e ospiti paganti. Noi dobbiamo innanzitutto fare quello che ci compete sulla struttura e sugli impianti, quindi tutto quello che riguarda i lavori da fare per rendere il campo e la struttura adeguata. Poi tutto il resto è, insomma, è una società comunque giovane, ci sono delle discussioni anche con i soci, e speriamo che appunto questo dialogo porti ai frutti che tutti speriamo, con una squadra competitiva e che possa, ripeto, con dignità affrontare questo campionato. E terminerà domani allo stadio Civitelle di Agnone il primo camp calcistico rivolto ai ragazzi e alle ragazze. L'iniziativa, oltre agli allenamenti tecnici e giornalieri con qualificati provenienti da Roma, prevede inoltre escursioni guidate in Alto Molise. Il camp è sostenuto dalla società locale Olimpia Agnonese. Con questa notizia è tutto, termina qui l'edizione della sera. Noi vi lasciamo alla nostra programmazione e vi ringraziamo. Arrivederci.